La sindrome di Brugada è una patologia che viene diagnosticata dal semplice elettrocardiogramma perché dà delle alterazioni molto tipiche, rappresentate, come tutti sanno, da un soprasivellamento del tratto ST da V1 a V3 e seguito da un'onda T negativa. Il problema principale di questa patologia è che si trova in una percentuale abbastanza elevata, circa 1 su 1000 abitanti, e che può dare morte improvvisa. E questo è il motivo per il quale se ne parla molto e per il quale in tutto il mondo si sta facendo una ricerca per capire i meccanismi e naturalmente anche l'incidenza di questo fenomeno che è determinato da fibrillazione ventricolare, quindi da arresto cardiaco. Questa è una domanda apparentemente semplice, in realtà complessa, perché tutta la letteratura mondiale che ha affrontato questo problema ha messo insieme come endpoint degli studi due cose diverse. Uno, la morte improvvisa vera e propria, e cioè il fatto che il paziente muore, appunto, come dice la parola stessa, e la registrazione di aritmie ventricolari rapide dal defibrillatore nei pazienti che hanno il defibrillatore. Per cui i dati che noi abbiamo riguardano eventi, un evento combinato. Uno, appunto, ripeto, clinico, che è la morte improvvisa, e l'altro un evento elettrocardiografico. Per questo motivo e per il fatto che in realtà noi non sappiamo esattamente qual è l'incidenza della morte improvvisa, recentemente io e i miei collaboratori abbiamo fatto un'analisi cumulativa di tutta la letteratura mondiale e siamo riusciti a collezionare un totale di oltre 2000 casi. E analizzando questi casi ci siamo posti l'obiettivo di valutare qual era appunto l'incidenza della morte improvvisa separandola dagli eventi aritmici registrati dal defibrillatore. E da questa analisi, che verrà pubblicata a febbraio sulla rivista Heart Rhythm americana, abbiamo avuto informazioni direi molto interessanti. Intanto abbiamo capito che in tutto il mondo si impianta circa un terzo di Brugada, che è un numero abbastanza elevato. Ma soprattutto la cosa più importante è che abbiamo visto che nei pazienti senza impianto di defibrillatore, quindi pazienti che affrontano il rischio senza, diciamo così, la copertura di questo presidio salvavita, la morte improvvisa è un evento piuttosto raro, nel senso che in tutta la letteratura mondiale, compresa quella di Brugada che ha i dati, diciamo, meno ottimistici, l'incidenza della morte improvvisa si aggira intorno al 6% per 1000 pazienti per anno, che è certamente più basso di quello che normalmente ci si aspetta. Il secondo elemento importante è che abbiamo visto che le aritmie ventricolari rapide registrate dal defibrillatore nei pazienti che appunto lo avevano si verificano in una percentuale che è 5 volte tanto, e quindi c'è qualche problema evidentemente nel quantificare esattamente l'incidenza degli eventi maggiori nel Brugada. I fattori che favorenti, o meglio, i fattori che tendono ad aumentare il rischio sono abbastanza noti ormai, e sono quelli classici, cioè la presenza di un aspetto a riposo di Brugada, cioè non dopo farmaci ma spontaneo, come si dice in gergo, il tipo 1 spontaneo, il fatto che il paziente abbia una storia di sincopi naturalmente, e in parte, secondo alcuni autori, il fatto che ci sia una storia familiare di morte improvvisa. Per quanto riguarda il valore dello strumento fisiologico, qui non è completamente chiaro qual è il suo ruolo. Il problema però qual è? Che se i pazienti che hanno appunto le caratteristiche che ho appena detto sembrano avere eventi aritmici sempre in maniera cumulativa più elevati rispetto agli altri, va bene, è vero però che tutti questi fattori hanno un valore predittivo positivo molto basso, cioè a dire, fatti a 100 soggetti che hanno uno o più di questi fattori di rischio, solo una minima percentuale poi presenta l'evento, e quindi l'utilità di questi fattori di rischio è senz'altro interessante per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, ma ti aiuta poco in clinica perché diventa difficile impiantare un defibrillatore a una massa di soggetti che rappresentano almeno appunto un terzo della caratteristica globale.
Io vedo nella pratica clinica che c'è una grande paura da parte dei medici di sbagliare e quindi di non impiantare il defibrillatore ai soggetti con Brugada perché temono che avvenga l'irreparabile. In realtà la mia impressione è che si impiantano troppi pazienti per un motivo, diciamo così, di difesa più che di reale dato scientifico. E quindi credo che col tempo, man mano che noi capiremo meglio come stanno effettivamente le cose, il numero di pazienti che verranno sottoposti a defibrillatore dovranno ridursi. Ed sarà un bene che sia così, perché il defibrillatore non è una cosa innocua, anzi proprio nel Brugada è stato visto che nei soggetti che hanno il defibrillatore impiantato per i più diversi motivi sono sicuramente prevalenti le complicanze nel tempo e gli interventi inappropriati, quindi un uso e soprattutto un impianto non utile piuttosto in confronto ai soggetti che effettivamente ne beneficiano. Quindi c'è bisogno di un importante ripensamento del problema e naturalmente il tutto dovrà essere accompagnato dalla ricerca che ci dovrà dare delle risposte più affidabili.